Ciao a tutti! Oggi prepareremo il tiramisù con la ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più 3 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono savoiardi, ricotta, caffè leggermente zuccherato, panna fresca, yogurt bianco, latte condensato, zucchero a velo e cacao amaro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta, posizioniamo la farfalla sulle lame, versiamo la panna, e lo zucchero a velo. E la facciamo montare senza misurino e senza tempo a velocità 3,5. La panna è montata, trasferiamola in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale con la farfalla inserita, adesso mettiamo nel boccale la ricotta, lo yogurt, e il latte condensato. Li facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 3. Il composto è pronto, trasferiamolo nella ciotola con la panna. Adesso amalgamiamo delicatamente con la spatola. Adesso andremo a comporre il tiramisù. Mettiamo un primo strato di crema. E livelliamo. Bagniamo i savoiardi nel caffè. Posizioniamoli sulla crema. Mettiamo un altro strato di crema livelliamo bene e poi proseguiremo con un altro strato di savoiardi e un altro strato di crema e continuiamo così fino al completamento degli ingredienti. Completiamo spolverizzando con il cacao amaro. Una volta completato con il cacao amaro, adesso riporremo in frigo per almeno 3 ore. Il tiramisù è pronto. Serviamolo. Tiramisù con la ricotta. Grazie e alla prossima ricetta.